Io c'ero, sono oggi, c'ero ieri, c'ero nella battaglia contro il Centro Oli, che ricordo fu bloccato grazie a una legge che feci proprio io nel 2008. Oggi vedo tanti protagonisti che non vedevo allora. Nel 2008 eravamo forse di meno, sicuramente io c'ero, non c'erano, non esistevano, ancora nascevano quelli dei 5 Stelle che oggi si fanno paladini della difesa dell'Abruzzo. Di certo io so quello che siamo noi, siamo quelli che hanno fatto il parco della Costa Teatina e siamo quelli che hanno impedito la realizzazione del Centro Oli. Ora a mare, questo è il problema, le competenze della regione non ci sono, ci sono solo competenze dello Stato che dice sì o no e come. Noi abbiamo fatto di tutto, fino anche impugnato davanti alla Corte Costituzionale il famoso sblocco Italia. Più di questo la Regione Abruzzo non può fare, altrimenti deve dire bugie, cioè deve dire che la Regione Abruzzo, se vuole, può bloccare l'insediamento a mare. Allora, questa è la verità. Ma invece di essere tutti uniti, vedo qua e là tentativi di lucrare in termini politici una grande battaglia, che è una battaglia sociale, che è una battaglia culturale, che non c'entra niente la politica. A me, uso un termine forte che in televisione non si fa, non me ne frega nulla di chi governa a Roma o di che tessera io abbia di partito, se oggi il mio Presidente del Consiglio la pensa diversamente da me. Viene prima l'Abruzzo e vengono prima gli abruzzesi. Tentare di dividerci significa fare male alla causa dell'Abruzzo.